Ciao fragoline, benvenuti nella mia nuova cucina. Allora, facciamo una nuova ricetta mai fatta e diciamo che la voglio inventare perché non ho gli ingredienti, però dato che ho visto una ricetta che mi ha colpito, allora l'ho vista in un canale su YouTube di una diciamo donna che io seguo ormai credo tanti anni, non so ormai quanti anni sono passati, ma di sicuro più di 4 anni la seguo sul suo canale e appunto vorrei prendere spunto dalla sua ricetta perché ho visto la sua ricetta. E allora ho deciso di riprovare a fare questo genere di video prendendo le ricette da lei, ma non perché la voglio copiare, ma per farvi capire che le sue ricette sono fantastiche, sono velocissime e facili anche da fare, per cui grazie a lei io ogni volta mangio come si deve. Allora, vi faccio vedere il suo canale, ve lo faccio vedere in questo telefono, però calcolate che non sono iscritta su questo telefono qua, ma sono iscritta su quello in cui io sto registrando. Mi serviva solo il telefono per farvi vedere il suo canale e ovviamente il video che noi prendiamo. Allora, aspettate. Scusate per l'interruzione. Comunque non mi ricordo cosa stavo dicendo e non mi ricordo dove siamo rimasti. Comunque niente, appunto se vedete che non c'è scritto iscriviti è perché io YouTube in questo telefono non lo uso mai, però io sono iscritta al suo canale sull'altro telefono che è questo che sto registrando. Allora, questo è il suo canale che si chiama Ricette Risate in pochi minuti. Io ogni volta sbaglio i nomi di tutti i canali, però non si sa mai, ve lo faccio vedere. Questo è il suo canale dove ci sono le sue ricette. Io volevo fare questo, lasagne vegetariane senza lattosio. Appena ho visto questo video, che a parte che li vedo tutti, non me ne perdo neanche uno. E ho detto no, voglio provarlo a fare. Uno, perché non c'è la besciamella. Due, perché è semplice e ho detto cavolo, dato che ogni volta faccio le lasagne con la besciamella e non è che fanno tanto bene, cioè in senso la besciamella non è che fa tanto bene, volevo un po' delle lasagne diverse. E allora ho visto la sua ricetta, ho detto no, la devo fare. Ma poi negli altri video vi farò vedere altre ricette e poi le faremo insieme. Voi mi dite quale, che così me ne farò le ricette che lei ha fatto sul suo canale. Allora, prima di tutto iniziamo. Allora, dato che non ho diciamo tante zucchine, io ne ho solo due e due di sicuro non mi bastano. Per cui la invento io, per quello che ho detto che la inventavo io. Ci metto il prosciutto e la mozzarella. Adesso vi faccio vedere gli ingredienti e la prepariamo insieme. La cottura ci vogliono 20 minuti perché io ho preso le lasagne quelle secche. E niente, vi faccio vedere gli ingredienti e vediamo anche il video. Però non so se è meglio che abbasso. Dopo abbasso anche il volume del suo video perché non so se. Per copyright me lo segnalano e preferisco non avere un altro video segnalato sul mio canale, per cui andiamo a vedere gli ingredienti. Allora, gli ingredienti sono ovviamente la sfoglia, questa qua delle lasagne, io ho preso questa qua che l'ho trovata adesso in un supermercato, poi serve la passata, cioè almeno. Io uso questa, dell'Lidl perché costa meno. Avevo due zucchine che stanno andando male, per cui ho detto facciamo subito la ricetta. E dato che secondo me sono poche, ho pensato di mettere la mozzarella, non so
che cosa verrà fuori, e il prosciutto, sempre tutto della Lidl, perché costa meno, sempre i Zelle, vabbè, non c'entra niente. Comunque, questo è il prosciutto cotto arrosto. E allora ho detto, proviamo a fare così, cioè la invento perché questi sono gli unici ingredienti che io ho nel frigo per fare le lasagne. Spero che viene bene, spero che viene buona. Non è uguale identica a quella che ha fatto lei, ma vabbè, questi sono gli ingredienti. Ovviamente la teglia, io uso questa qua, che è piccolina perché siamo in due, per cui le sue ricette, in poche parole, sono per due persone, perché lei fa le ricette per due persone, per quello che io faccio le ricette che fa lei, perché mi aiutano anche con le dosi. Allora, schiacciamo il suo video. Lasagne, io Allora, scusate, ma c'era la pubblicità e ovviamente per copyright ho tagliato. Comunque. sbollentare tagliate a quadro, a quadrato. Lei, vabbè, inizia già così, però di solito lei saluta, eccetera, e a me fa morire quando saluta il suo saluto all'inizio del video. Lei però, da quello che ho capito, che le lasagne le ha fatte proprio lei. Io non ho tempo per farle, ma secondo me queste sono migliori. Infatti, quasi quasi gli chiederei anche la ricetta. Anzi, se le hai fatte te, scrivono qui sotto nel commento se l'hai fatta te e se per caso l'hai fatta te in privato vorrei sapere la ricetta perché da vederli sono molto buoni. Andiamo avanti. Perché ho la teglia piccola e faccio solo due porzioni. Due zucchine, uno scalogno, della salsa di pomodoro, dell'olio evo, sale, origano, del parmigiano grattato e della mozzarella a fettine senza lattosio. Prima di tutto. Allora, ovviamente lei fa tutte le ricette senza lattosio. Comunque, se non l'avete ancora, cioè se voi non siete ancora iscritti al suo canale, iscrivetevi perché vi assicuro che le sue ricette sono una bomba. Io le ho fatte quasi tutte e sono venute spettacolari. Allora, anche lei ha messo la mozzarella, però io metto questa qua perché ho solo quella. Comunque, lei taglia le zucchine. Facciamo le zucchine, io le faccio a fettine così, eh. Io ho la mandolina, potete farle anche a mano fini, come volete. Così, per cui tagliamo ovviamente le zucchine a rondelle. Io non avendo quella, perché giustamente nella mia cucina manca quasi tutto, mi sto arrangiando, per cui la tagliamo normale col coltello. Adesso vi faccio vedere. Poi dice Una pentola, di mettere la pentola mettiamo un po' di olio con l'olio di oliva, okay. e ovviamente cuocerle. Le facciamo in rosola, un 5 minuti, Qua fa tanto poi va il tutto nel pomodoro. forno, con le lasagne. Poi mettiamo la E poi lasagna, qua io ne faccio sugo, due, lasagna una e zucchine. e due, così. Mettiamo ancora un pochino di pomodoro. Mettiamo bene. Mettiamo un altro strato. Parmigiano. Una. Ok, scusate se vado avanti, ma se no il video mio dura troppo. E già, se vi faccio vedere già tutto il suo video di 6 minuti, il mio dura più di 20, per cui è meglio che iniziamo la ricetta. Comunque, più o meno avete capito. Ovviamente, se volete andare a vedere il suo video intero, perché io non ve lo voglio far vedere, dovete andare nel suo canale e iscriversi. Ovviamente. Adesso facciamo la nostra ricetta. Io ho preso qua già la padella, ci tagliamo le zucchine, per cui adesso facciamo
facciamo così, facciamo una magia, perché se no sto video dura l'eternità e oltre. Per cui zucchine tagliate tra 3, 2, 1 e voilà, che magia, eh? Allora, abbiamo tagliato le zucchine, per cui adesso lo mettiamo in padellino. Mettiamo questo in padellino, ho già messo l'olio e adesso vi faccio vedere l'olio che ho messo, perché quello che ho messo è buonissimo. Poi se vedete ha anche pezzettini, mamma mia, è talmente buono sto olio che... Allora, è praticamente questo, preso alla Lidl, è buonissimo, lo straconsiglio. Sa di parmigiano reggiano, di pesto e leggermente aglio, ma l'aglio non si sente, ma si sente un casino il pesto e il parmigiano. È buonissimo, cioè, compratelo perché è buonissimo. Adesso facciamo cuocere le... oh mamma, le zucchine. E prepariamo la pentola col sugo, ci mettiamo un po' d'olio e ci mettiamo la passata. Allora, intanto che le cuociamo, buttiamo dentro la passata di pomodoro, perché ovviamente deve andare un bel po'. Ci ho messo l'olio. Allora, ovviamente non posso farla andare un'ora, però di solito si deve far andare un'ora, perché deve cuocere il forno, sì, si deve cuocere il sugo. Mettiamo un po' di sale, abbassiamo leggermente, ci mettiamo il sale e facciamo così, cioè andiamo di cottura. Quando sarà pronto, inutile che vi faccio vedere, comunque quando sarà pronto questa cosa qua, però dobbiamo abbassare perché sennò un po' troppo olio. Quando sarà pronte tutte e due, possiamo iniziare a comporre le lasagne. È inutile che vi faccio vedere la cottura di tutte e due, perché sennò questo video durerà l'eternità e oltre, per cui niente. Questo io ho l'induzione, per cui in 5 minuti è già cotto, per cui ci vediamo dopo a mettere, diciamo, tutto. Ok, zucchine pronte e cotte, e ovviamente anche il sughetto, per cui adesso dobbiamo mettere nella teglia il sughetto e poi ci andiamo a mettere queste qua, per cui ci mettiamo prima il sugo sotto, come ovviamente ha detto lei nelle ricette. Facciamo così, così almeno si vede. Ok, allora sì, potevo magari usare un cucchiaio un po' leggermente più piccolo, ma vabbè, comunque spero che questa teglia non è grande per ok, un po' di sughetto messo, non ne metto tanto perché ho paura che non basta, non so perché. E poi ci mettiamo queste, allora, quasi quasi li metto per così, facciamo così, ok, almeno due strati, anche tre, se si riesce, magari. E poi, io di solito non mi piace lasciare i bordi, per cui preferisco consumare e fare così, perché già non sono dritte,
però di solito faccio così. Sì, non si deve, non si fa così, però io odio i bordi, lasciarli così, e allora ce la metto così. Poi mi sembra che metteva ancora un po' di sugo, se non sbaglio. Allora, con una mano non è facile. Adesso non mi ricordo se avevo messo... È molto molto difficile farlo con una mano. Allora, ce l'ho il cavalletto, però dato che questo video volevo farlo veloce, sì, questo è il forno perché l'ho riscaldato, tanto ci vuole poco per mettere questi, però intanto ho riscaldato il forno, per cui lo lascio aperto, se no dopo va così. Le zucchine, ci mettiamo le zucchine. E facciamo così. Io le metto così. Voi mettetele come volete. Uno le mette come vuole. Dato che sono poche, come vedete, ovviamente devo cercare di non metterne tanti, di metterne poche, questo così, un po' sparse, così ci stanno tutte. Ok, ancora un po', facciamo così, così almeno le posso mettere sopra. Questo lo metto qui. Ok, poi mettiamo un po' di prosciutto, magari steso così, perché sennò è vuota, cioè in senso non può sapere di zucchine. Se allora non so se viene buona lo stesso, perché tra zucchine e prosciutto, più che vegetariana, è una... Vabbè, la mia non è proprio vegetariana, ma facciamo finta, perché questa è inventata da me. Di solito non ci vuole il prosciutto, ma ho solo queste. E poi ci mettiamo la mozzarella per dare un po' di sapore. Perché al mio ragazzo non piace il parmigiano. L'altra volta ho fatto la lasagna alla bolognese, però ho messo il parmigiano, e lui ovviamente non è che sta male se mangia il parmigiano, per cui posso mettere solo questo. Ovviamente andiamo avanti così. Voglio vedere dove arrivo, perché sì, ce ne sono, ma il sugo è poco. Però facciamo così, vedo se riesco a fare almeno 3 strati e ci vediamo dopo, perché sennò con una mano non si riesce a fare niente. Finito. Allora, più che lasagna sembra una pizza. Vabbè, comunque sono riuscita a fare 3 strati. L'unica cosa è che il sugo non era così tanto, e allora ho detto, dato che sopra non mi è avanzato così tanto, ho messo la mozzarella, così almeno non si brucia sopra, perché di solito il sugo va messo solo perché non brucia di più. Comunque mettiamola nel forno, ci vogliono 20 minuti. Io ho quello delle lasagne, io ho il forno che diciamo cucina le lasagne, infatti c'è scritto lasagne, c'è scritto 32 minuti. Di solito la pasta sono, almeno quella lì c'è scritto 20 minuti di cottura, però dato che l'altra volta ho fatto 20 minuti ma non era cotta, ci volevano altri 10 minuti, per cui grazie al mio forno che è esperto e fa già tutto lui,
ha già messo 10 minuti in più, per cui 32 minuti. Comunque, niente, aspettiamo che si cuociono e niente, dopo facciamo l'assaggio insieme, così vi dico se sono buoni e vi faccio sapere. Ovviamente, prima di concludere il video con l'assaggio, così almeno vi saluto adesso e dopo non vi saluto, cioè vi saluto anche dopo, però non ci sono io fisicamente. E niente, prima di tutto volevo ringraziare Ricette Risate in pochi minuti di queste ricette che sono delle bombe. Peccato che non avevo tante zucchine, perché sennò, secondo me, venivano lasagne vegetariane e non lasagne inventate da me così, però vabbè, io spero che sono buone lo stesso. Fatemi sapere se volete altre ricette, ovviamente sul super prese dal suo canale, però non è che tutte le ricette le prendo dal suo canale, ma le faccio anch'io. E se non l'avete ancora fatto, andate a seguire il suo canale, giustamente, e a guardare i suoi video e provate a fare anche le sue ricette, perché vi assicuro sono molto buone, io le ho fatte. E niente, detto questo, grazie per queste ricette, non so se l'ho detto. Noi ci vediamo dopo all'assaggio, però io vi saluto già qua, così. Per cui noi ci vediamo alla prossima ricetta. Intanto aspettate alla fine del video quando cuociono le lasagne, così vediamo se sono buone oppure hanno quel gusto un po' di prosciutto e zucchine. Non so come chiamarla, ma prima o poi mi verrà un nome sul titolo. Credo che voi l'avete già visto il titolo di questo video. Però vabbè, comunque ci vediamo dopo.